Quando è che ho dato l'ultima volta il consenso al trattamento? No, per la verità il consenso al trattamento lei non ce l'ha mai dato e siamo qui appunto a chiederlo a me. E anche questo è abbastanza naif. Ancora una volta ci si butta nel mucchio e si cerca di fare abbastanza business. Ho provato a dare una sorta di checklist, 8 punti che in qualche modo racchiudono le practice primarie, dandovi un po' un focus di quella che è la visione che quasi giornalmente mi capita di avere. Tema awareness e communication, quindi la comunicazione in particolare intesa come consapevolezza dei propri dipendenti e collaboratori rispetto ai temi privacy e rispetto al fatto di come queste informazioni debbano essere trattate. Quasi tutte le aziende hanno predisposto dei piani, diffuso delle comunicazioni, molto spesso sono delle comunicazioni più di facciata che effettivamente sostanziali. Il punto deriva che da un fatto storico, introdurre degli elementi di formazione ha costo, è un costo. Tipicamente i costi sono due: il primo, devo dotarmi di strumenti di formazione, il secondo, devo sottrarre le persone alla normale attività lavorativa e gli devo fare delle attività di formazione. Questo è stato sempre un grosso driver all'interno delle aziende in termini di limitazione, non a caso, se vi ricordate che col governo Monti una tra le prime cose che venne rimossa da quelli che erano degli empimenti della 196 è stata proprio la formazione. Quindi la confusione all'epoca regnava sovrana, mentre invece la consapevolezza, la capacità di gestire diventa un elemento assolutamente fondamentale. Analisi dei dati personali. Se non conosco ciò che tratto e non conosco perché lo sto trattando, evidentemente non sono in condizioni di sapere se ciò che sto facendo è lecito. Tendenzialmente, anche probabilmente sulla scorta dei precedenti 196 che sono stati probabilmente spolverati e rimessi al lustro, tranne alcuni ritardatari, almeno la sensazione che le aziende abbiano fatto dei registri di trattamento abbastanza attinenti alla realtà, questo sembra essere presente. Che siano stati effettivamente correttamente indirizzati è un bel punto di domanda, perché se da una parte alla domanda avete realizzato il registro dei trattamenti, la risposta è sì. Avete una policy di classificazione dei dati? La risposta è no. Se non so e non mi sono dato una regola di come classificare i miei dati, difficilmente saprò come applicare correttamente le misure di sicurezza, sia esse tecniche che organizzative, rispetto a un processo del genere. Concordo, su un tema assolutamente molto delicato che era stato introdotto in precedenza, cantieri aperti soprattutto sul tema misure di sicurezza lì dove sono state applicate, ma anche e soprattutto nella data retention. Il concetto, per quanto fosse assolutamente esplicito, ribadisco già da 196, i dati non possono essere trattenuti in eterno. I dati devono essere trattenuti per il tempo corretto, che significa l'adempimento di quelle che sono le misure, l'adempimento di quello che è il contratto di servizio, quindi l'esecuzione del viaggio piuttosto che l'attività che viene commissionata. E questo è un elemento assolutamente fondamentale. Parliamo poi di revisione delle procedure. Le famose email arrivano anche e soprattutto a fronte del fatto che le procedure sono state riviste e le informative del consenso, che in qualche modo rappresentano una vera e propria indicazione
per quelle che sono le attività, però attenzione, qui ritorno per un attimo sul tema legato alla gestione dei dati, c'è un tema profilazione, che è vero che non è più necessario rispettare la precedente indicazione, ovvero di anticipare l'intenzione dell'azienda di effettuare delle attività di profilazione, trattamento di profilazione, ma bisogna organizzarsi in maniera coerente. È simpatico vedere poi come alcune aziende che facciano profilazione non abbiano l'effettiva sensibilità di ciò che stanno facendo, di quanto comporti in termini diretti di rischio di questo. Procedure, la presenza di un Information Security Management System, quindi di una gestione organica di processi strutturati di tutto l'ambito della gestione dei dati, anche non necessariamente solo privacy, rappresenta quasi una rarità. Purtroppo molto spesso anche alcuni di quelli che dovrebbero essere nell'azienda addetti ai lavori, quando gli si parla di SMS, sbarrano gli occhi. Diritto di accesso ai dati. Lo accennavamo prima proprio con la famosa app che permette di facilitare l'accesso ai dati. Messo che io sono ragionevolmente convinto che tutte le aziende che conoscono la normativa risponderanno picche all'arrivo di queste email, perché tipicamente l'esercizio dei diritti viene fatto dall'interessato. L'intermediario è sempre da vedere se abbia l'autorizzazione e il merito per poter entrare. Sono, diciamo, sulla base delle prime valutazioni, perché di queste email stanno incominciando ad arrivare tante, anche perché ormai diventa facile, no? Quindi capire a chi mandarle e come, le aziende tendenzialmente non stanno rispondendo, perché tecnicamente questa azienda che si pone come interlocutore non ha gli elementi, non è tecnicamente una delegata. Sempre sul tema degli accessi, molte aziende sono in ritardo perché c'è un'errata interpretazione nell'applicazione. Lo devo fare, non lo devo fare, come lo devo fare? Sì, ma quando mi devo far pagare, quanto mi devo far pagare rispetto al fatto, per esempio, di far passare i dati? Si è parlato anche di far trasferire l'email da Google a Yahoo e così via. È una bella sfida, sicuramente rappresenta una bella sfida. Consenso da parte dei clienti, l'abbiamo già affrontato. Bisogna